Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su FIFA. Finalmente continuiamo FIFA, ma soprattutto ragazzi vi racconterò di questa schermata e altra cosa davvero importante, like e iscrivetevi se vi sta piacendo la carriera. Ho visto tantissimi commenti nell'ultimo video, voglio tantissimi commenti anche oggi ragazzi, voglio sapere quello che pensate anche sul calciomercato, su quello che succederà, perché da quello che ho capito anche i mondiali finiscono la stagione, quindi noi arriviamo alla stagione dopo, quando fa il caricamento per la nuova stagione, a mondiale inoltrato, quindi senza finirlo, noi andiamo già nella prossima stagione. Comunque vi ricordo di iscrivervi qui sotto. Guarda sotto. Ale, ma perché mi dici sempre di guardare sotto? Tu guarda, vedrai che non sei iscritto. Cacchio, aveva ragione. Allora mi iscrivo e attivo la campanella. Bravo, vedi che quando vuoi... Comunque, parliamoci chiaro. Ale, oggi ho ricevuto e accettato un'offerta per te da parte della formazione Atletico Madrid. E basta! Ma poi 170? Ma se il Newcastle me ne dà 300.000? Credo. Comunque... No, basta Atletico! Quindi andiamo a giocare questa partita nella Scozia. Come vi dicevo anche nell'ultimo video, mi hanno messo di nuovo titolare, ancora con Politano, Sottil, Tonali, Barella, Locatelli... Locatelli titolare, Pellegrini, Romagnoli, Bastoni... Calabria, Donna Rouge. Bah. Andiamo perché ragazzi rischiamo, se facciamo gol anche qui con la Scozia, rischiamo di poter essere tra i candidati del capocannoniere del mondiale. E sarebbe bellissimo per lui perché ha fatto una carriera lunghissima, ragazzi. Siamo nel 2026 e un paio di infortuni, uno con lo Sporting Lisbona e uno con Newcastle, gli hanno stroncato un attimino la situazione della carriera, però è sempre stato un cannoniere validissimo, ha sempre fatto molti gol, a parte in quelle stagioni altalenanti, però davvero trascinare l'Italia, non dico la vittoria del mondiale, ma ad arrivare ai playoff e vincere qualcosa sarebbe davvero epico. Quindi andiamo e... sì. Vabbè, optami. No. Con calma, vai bello, vai. Ah! Così ragazzi, così anche nella prima partita, ogni volta che pigliavo palla tentavo il tiro, adesso basta, lui il tiro ce l'ha da lontano e può farlo tranquillamente, ma ho appena notato che non mi sono messo le cuffie, non sento nulla. Bello. Ah! Ma what? Come il pubblico spagnolo ragazzi, non so se avete mai visto una partita del campionato spagnolo, quando tirano e sbaglia poi si... E qua hanno fatto A. Vabbè. Non è male. Doveva allargarla prima, a mio parere. Ma ci può stare. Miracle si fa vedere. Buono qui il passaggio proprio per lui. Che prova a smarcarsi in qualche modo. Altra... Porca miseria, ragazzi. Da! Cosa cacchio ho visto? Bellissimo. No, se entrava era magico. No! Cosa ha parato? Buttano fuori, esce Miracle Man. E ci vediamo alla prossima partita. Entra Esposito anche, pensate un po'. Vediamo se riescono magari a concluderla senza di me. No, infatti, doveva finire così, ragazzi. Ragazzi, abbiamo fatto cagare, abbiamo fatto due pareggi, quindi siamo passati praticamente con due pareggi e l'unica vittoria, quindi non vi faccio vedere anche l'altra partita perché praticamente è inutile. Intanto lo Schalke 04 acquista Alaba, va bene, ok. E quindi noi siamo passati, ragazzi, andiamo a vedere gli ottavi, siamo passati con due pareggi, era inutile farvi vedere le partite dove io non ho fatto praticamente nulla. E quindi siamo qua che ripartiamo con la nuova stagione e Italia Costa d'Avorio, non ci è andata male, Attenzione alla Costa d'Avorio perché ha dei giocatori veramente interessanti. Vi dico soltanto che dovrebbe esserci anche che sì, se non l'hanno ovviamente disintegrato o lo hanno completamente tolto, dovrebbe esserci anche lui. Miracle qui si libera, molto bene il passaggio. No, dai Miracle, ci arrivi. Porca merda. No, ripassano. Sangare. Via sta palla. Oh. Ancora Miracle. Vabbè, ma questi si ammazzano pur di recuperare palla. Ma la recupero anch'io, dai ragazzi. Dai belli. Guardalo. Apri. Porca miseria. No. L'ho tirata addosso a Sottil. Guarda. Ma dove vai?
Ma dove vai che sto tirando? Via sta palla, ragazzi. Non ho parole, Fischia, non ho parole. Non riusciamo a uscirne, via! Dai, ma che cos'è? Vinto il contrasto. Ragazzi, stanno vincendo tutti i contrasti, troppo forti fisicamente, ed è proprio che sì, che elimina molto probabilmente l'Italia di Miracle Man. Guardate qua. Rimpallo e via, alla grande. Lanciami, bravo. Dai, Miracle, dai, fai vedere. Guardalo! Come si gira? Se l'avevo passata, scusami, frate. Tira, bello! Sì! Sì! Lazzari, porca miseria! Sì! Crediamoci sempre. No, donna! No, oh, gliela continuano a dare, cioè, vabbè. No, ragazzi, no, no, no. Niente, dai. È giusto che veniamo eliminati ed è giusto così. Perché veramente, cioè, avete visto qua? Io non gliel'ho chiesta, ha fatto quel passaggio stupido a Palombella giusto per ridargliela. E a me queste cose qui veramente non è... Non mi piacciono, non mi piacciono. Tanto Miracle... Si ostina con Juve, attenzione! Gol 2-2! Non molliamo! Non molliamo! Non molliamo mai! Qua è stato bravissimo lui! È stato bravissimo lui perché era in difficoltà, me l'ha passata nel momento giusto. Dai, ragazzi! Non è finita! Quarto gol, credo! Sì, quarto gol ai mondiali! Dai! Arbitro, gliene dovevi dare tre però, oh! Arbitro. Arbitro. 5 minuti, cacchio. 5 minuti gli ha dato. Ma che bel gioco però da parte di Miracle e compagni. Peccato perché veramente non riusciamo a trovare una quadra. Finisce il primo tempo supplementare. Oh, se noi non andiamo ai rigori non siamo contenti, eh. Nazionale italiana, se non vai ai rigori, mondiali europei non è contenta. Porca miseria, cosa mi ha dato? Attenzione Miracle Man, se la porta. Se la gestisce. Passa in mezzo a due. Viene spintonato. Porca miseria. Porca miseria. Sempre ste spalla contro spalla vincono. Rigori. Si gode! Si gode! Rugani, no! Che cu... Guarda! Guarda! Donna! Zaniolo! Ottima partita di Zaniolo! Dai, gliela pari, donna! Gliela pari, sono sicuro! Sì! Sì! Zio Flanagan! Attenzione! No, perché a me? Ma con tutti quelli che ci sono? Chiara, la piazzo qua, voglio vedere, oh. Ma tu! Dov'è la piazza? Dov'è la piazza? E andiamo avanti! E andiamo avanti! E andiamo avanti! L'ho spostato proprio all'ultimo, all'incrocio. Non poteva arrivarci, raga, era precisissimo. Caput. Però che non si può faticare così agli ottavi, oh. Ma guarda, dove, come fai ad arrivare? Come fa? Non può. Non può. Madò, ragazzi, mamma mia. Glaciale, trofeo glaciale, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, paura e panico ai mondiali. Ancora?
Ma ancora? Ho già detto di no. Hai rotto le palle, TL. Io ho capito che loro vogliono che Miracle torni all'Atletico, torni a fare 300 gol, vincere di nuovo il campionato. Ma basta. Ma basta. Allora, ma come la Svezia, oh? Spagna è passata, Brasile è passato, la prossima passerà l'Inghilterra e poi l'Italia, quindi... No, l'Italia no, non me la tiro, però Italia, Inghilterra, Brasile e Spagna potrebbero essere le semifinaliste, ragazzi. Se vinciamo questa con la Svezia, magari, ragazzi, magari. Io vorrei tantissimo fare due gol subito, nell'immediato, in modo da poi andare in panchina ed essere prontissimo per la semifinale. Spero davvero che ci riusciamo, ragazzi, perché ce lo meritiamo dopo quello che abbiamo fatto contro la Costa... Contro la Costa d'Avorio, secondo me. Dai. Bello questo. Mamma mia, che passaggio di prima da parte di Miracle. Oh, cacchio. No, troppo. Wow. Wow. Sempre lui. Quinto gol ai mondiali, ma che lancio pauroso che ha fatto Verratti! Ma che lancio pauroso che ha fatto Verratti! Ma il tocco prima che arrivasse... Ma che culo! Attenzione! Attenzione! Porca miseria, cosa ho fatto! Boom! Boom! Come mi sono smarcato lì in mezzo? Guardate qua! La porta avanti lì! Porca miseria! Porca miseria questo ragazzo! Paura e panico! Paura e panico! Nei mondiali! No ragazzi, no! No, raga. Ma perché paura e panico in continuazione? Ma cosa è successo? Ma basta, Barella, basta. Sì, via. Sì. Sì. Rischiosissima questa mossa, ma penso che loro non facciano tre gol, dai. In un quarto d'ora, su. Cioè, va bene tutto, però. Ecco qua. Dai, dai! Dai! No! Beh, ma prima o poi... Prima o poi, ragazzi, dai, potevamo evitare. Semifinale, ragazzi. Semifinale. Se vinciamo questa, siamo in finale dei mondiali. E loro sono messi bene in difesa, ragazzi. Non sono per niente messi male, loro. Attenzione. Attenzione! Oh! No! 1-0 subito! È inaspettato! Questa tazzina di tè che prende per il culo anche un po' la nazionale inglese. Beh, goliardicamente, ovviamente. Ma che cacchio di gol! Ma che filtrante! Ma che filtrante! Passaggio epico, Tomori non può nulla! E la palla insaccata subito così, ragazzi! Iniziare una partita subito così, con il settimo gol in FIFA World Cup! Da parte di Miracle. Che inizio incredibile. Ma tu? Cosa ti ho dato? Tanto lo so che poi nei commenti adesso mettete un botto di It's coming home e cavoli vari, eh. Siamo già al secondo tempo, ragazzi. Non è successo nulla. Infatti poi non abbiamo più fatto tiri in porta né noi né loro. È stata una partita tutta giocata al centrocampo col giro palla. Poche azioni, davvero. Però, oh, segnare quel gol subito è stata... una roba clamorosa, attenzione. Troppo. Attenzione perché intanto è entrato Rashford per Foden. Qua proviamo a giocarcela bene. Porca miseria, qualsiasi movimento faccio, questo è pronto per intercettarlo. Ma perché? Questa è una palla sprecata che però Miracle recupera insieme ai compagni. Eccoci qua. Bravo, meno male che gliel'ho richiesta subito. Perché la facciamo girare in modo egregio. Perché? E queste. Tutte ste palombelle del cacchio a me fanno girare le balle. Ragazzi, spero che l'arbitro fischi perché è stata una partita veramente giocata tutta a centrocampo. Continuo a girar palla senza mai creare un'azione. Quindi non vedo l'ora che fischia perché così
It's coming home, la piantano di mettere attaccanti in campo perché stanno continuando a fare sostituzioni. Fuori gioco. Attenzione, l'arbitro fischia. Fischia fra. E fischia però. Siamo in finale. Raga, siamo in finale. E da giocatore non è facile. Non è facile perché devi sempre stare alla casualità di quello che può succedere ai tuoi compagni e agli avversari. Quindi essere già in finale per me è un traguardo incredibile. Sono molto contento e sono molto contento anche di averli trascinati con 7 gol nella World Cup. Ah, ragazzi, Italia-Brasile. Si ripete la storia. Si ripete la storia. Intanto fioccano gli acquisti. Si ripete la storia. Si ripete la storia. Siamo arrivati in finale, siamo contro il Brasile, eccoli il pulmino del Brasile, ecco qua il pulmino dell'Italia. Ragazzi, carriera strepitosa ed eccoci qui a giocare la finalissima. E devo dire che sarà una bella sfida, per questa finale dei mondiali. Chissà dove è finito Neymar, boh, siamo nel 2026. Cambiano tante cose, ma soprattutto è anche FIFA che non sa mettere i giocatori in campo. Dopo un po' la CPU, dopo un tot di anni sclera, inizia a mettere i giocatori a caso. Attenzione, subito il lancio per Miracle, attenzione! È buono, se la porta avanti, prova! Mannaggia, se pigliava l'effetto sull'erba. Oh, porca miseria! Palla per Miracle che si gira molto bene. La palla dall'altra parte? Ma cazzarola! Oh! Ma cos'è successo? Vabbè, ma questi si sacrificano il proprio corpo. Lo fanno diventare tipo una barriera umana pur di non far fare gol. Perché si sono lanciati in 20. E vabbè, stavamo facendo un'azione di contropiede fantastica. E l'arbitro però quando la facciamo noi fischia subito. 0-0. Non voglio assolutamente arrivare ai supplementari, ragazzi. No! Attenzione perché rischio l'espulsione. Rischio l'espulsione, ragazzi. Giallo, meno male. Meno male. Meno male, brutta entrata qui solo. Volevo recuperare la palla, sinceramente. Non mi aspettavo di entrare così. Una finale veramente tosta. Stai iniziando a innervosirsi. Cosa ci fa questo qua? 1-0 Brasile. È tutto casuale, ragazzi. Purtroppo è tutto casuale, quindi è giusto così. È giusto così. Mustacchio non ha voluto intervenire. Buona. Rassegniamoci. 1-0 per loro all'ottantesimo. E vedremo, ragazzi, vedremo. Io adesso cercherò di fare il massimo, ma credo che in 6 minuti neanche reali, credo che non faremo praticamente nulla. Poi, in più, guardate, cioè, boh, sono in 3 contro 1. Niente. Si sono svegliati alla fine loro giusto così. Dai, con calma, con calma, con calma, vai. Mi prende, perché è bravissimo. Troppo bravo. Passala. Oh. Gol! 1-1! 1-1! Stanno impazzendo, gente per terra! Che esulta come se fosse il gol vittoria, ma in realtà non lo è. Giocatori del Brasile per terra, sdraiati. Qui per dire avevamo il mondiale in pugno. Paura e panico al mondiale, guardate qua. Mamma mia, voi non potete capire la tensione prima di tirare. Ma tutti i giocatori del Brasile sdraiati per terra, avevano praticamente la vittoria in pugno. 8 gol ai mondiali, ragazzi. Esce Pellegrini, entra Mancini. Ma davvero al 90esimo. Al 90esimo, signori. Ragazzi, con calma. Cerchiamo di approfittare delle poche azioni che ci arrivano e vediamo di portarla a casa questa competizione, perché ce la meritiamo.
No, donna! Merda! Merda! Sempre a caso, due tiri, due gol per il Brasile. Ci può stare. Ci può stare. Ci può stare, ragazzi. Dopo vi faccio vedere le statistiche della partita. Attenzione, il lancio per Miracle è abbastanza buono. Esce persino Ederson, ragazzi. Esce persino Ederson e il Brasile vince i mondiali. E il Brasile... È successo di tutto, ragazzi. È successo di tutto. Ma ora vi faccio vedere le statistiche. 7 tiri a 3. Quindi loro 3 sono quelli 3 che avete visto. 4 a 2 tiri in porta. 8 ore di possesso palla da parte loro, 38% noi. Dobbiamo abituarci. E via. Peccato, ragazzi. Peccato. In finale fa ancora più male, perché sei un passo dalla vittoria, però... A questo punto... Ci sta. Ci sta, purtroppo. Vi lascio a questa schermata, ragazzi. Abbiamo ricevuto un'offerta da parte del Bayern Monaco. Sono 230.000 a settimana. Facci sapere. Non diciamo niente, perché non so neanche se continuare la carriera, visto che tra poco tempo andremo in vacanza, ci sarà FIFA 22. Però, ragazzi, arrivano le prime offertine. Questa è una di quelle. Bayern Monaco, Germania. Attenzione. Mi dispiace per i mondiali, però ci sta. Anzi, è già buonissimo che siamo arrivati in finale. E devo verificare se sono stato il capocannoniere dei mondiali. Ragazzi, sì, per un gol sono stato capocannoniere secondo Vinicius del Brasile a 7. Ragazzi, capocannoniere del mondiale è stata una cosa bellissima. Ecco, forse anche perché l'offerta di una squadra come il Bayern Monaco. Vi ripeto, rimaniamo così, ma credo che arriveranno altre offerte. Quindi pensateci bene se dirmi di accettare o rifiutare. Vi aspetto nei commenti. Un abbraccio, un bacione. Bella.